Si è conclusa, diciamo, questa 49esima edizione della Scalata del Castello, direi con un risultato tutto sommato positivo. Per quanto riguarda la gara maschile, sapevamo, avevamo dato proprio un pettorale importante, il numero uno a Isaac Tu, chiaramente diventava diciamo, l'uomo da battere, però la presenza del nostro azzurro Ioannis Chiappinelli chiaramente ha dato vivacità anche al pubblico che conosce più l'italiano chiaramente rispetto allo straniero, e poi dopo ovviamente altri atleti del Kenya che sono stati i protagonisti principali della gara, come il terzo che è Mogheni, il quarto Nyakunda e il quinto Guazzola. Per quanto riguarda invece il settore femminile, abbiamo avuto una conferma della manifestazione dello scorso anno con Luci Muli che vinse lo scorso anno la scalata al Castello, riprovò anche per la mezza maratona, purtroppo un problema creò difficoltà e quindi fu costretta a ritirarsi, però è andata molto bene. E direi poi al secondo posto c'è stata la Janet Kipengetich, un'altra atleta del settore del Kenya, terzo posto per la Gitonga e direi un quarto posto importante, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, per Rebecca Lonedo, atleta azzurra che viene allenata da Stefano Baldini, che ovviamente l'anno scorso fece la prima apparizione qui, quest'anno con, diciamo, con caparbietà ma soprattutto anche con padronanza di sé è riuscita a stare anche con le prime per molto tempo anche nel percorso gara, quindi direi un grande risultato anche da parte della Lonedo, che potrebbe anche verificarsi di rivederla in occasione della maratona Città d'Arezzo. Sono partita un po' cauta perché sapevo che le africane sarebbero partite forti e poi perché conoscevo il percorso, quindi ho preferito stare un po' dietro e cercare di andare in progressione. Sono molto contenta per il tempo, sapevo di essere in forma ma non così tanto e quindi sono molto soddisfatta per oggi. Questa gara è veramente bella e quest'oggi, come avevo annunciato prima, volevo fare meglio e sono riuscito. E complimenti veramente a voi per l'organizzazione, bellissimo percorso, il tifo spettacolare. E quindi non posso chiedere di meglio. Dalle 8 fino alle 11 abbiamo dato spettacolo nel centro di Arezzo, ci auguriamo che i disagi siano stati contenuti, ma soprattutto direi è stato uno spettacolo di sport, tanta gente che ha partecipato, dai bambini agli adulti a quelli più anziani, avevamo anche un 82enne che gareggiava ovviamente, quindi con le grandi difficoltà che possono avere questi atleti che poi devono mantenere certi ritmi. E l'anno prossimo 50esima edizione fine maggio, l'ultima domenica di maggio, quindi torneremo all'origine per quanto riguarda la scalata al Castello. Speriamo che ovviamente il tempo sia bello come in questa serata di agosto e probabilmente potrebbe essere anche uno spettacolo nel portare atleti di spicco veramente mondiale in questa manifestazione.